Vado. Buonasera, ci troviamo nella sala consiliare del comune di Falerie. Come vedete è una chiesa sconsacrata dedicata a San Giovanni Decollato. All'inizio del percorso dei documenti abbiamo messo delle pietre di inciampo che sono state messe a Viterbo. Sulle pietre di inciampo vorremmo fare un lavoro anche a Falerie, dove è stato catturato un cittadino italiano di religione ebraica, catturato a Falerie, portato a Fossoli, ad Auschwitz e mai più tornato a casa. Si chiamava Umberto Pace e volevo dedicargli una pietra di inciampo a Falerie. I documenti che vedete all'uscita sono documenti originali dell'Archivio di Stato di Viterbo. Sono importanti perché è uno spaccato di un periodo che molti mettono quasi lo deridono, non ci si crede a queste cose. Invece è sangue e sudore di protagonisti. Che altro dire di questa mostra? Anche questa sala. Nel periodo bellico era una sala presa dalle forze d'occupazione nazifascista e usata come magazzino per le truppe. Dopo l'8 settembre fu depredata, presero quello che potevano pigliare, dopo anni che avevano subito una presenza invasiva. Anche questo è un pezzo di storia, proprio il posto fisico. Allora, il racconto che sto per iniziare, per anni avevo sentito una sola versione, la versione di mia madre. Mia madre è nata nel 1931, all'epoca dei fatti era poco più di una bambina, aveva 12-13 anni. E in pratica successe questo, un signore sparò e ferì un soldato tedesco. Per rappresaglia, i tedeschi che erano di stanza a Falerie radunarono nella piazza principale del paese tutte le persone che trovarono, soprattutto donne e bambini. Gli uomini adulti erano alla macchia per non essere presi e portati nei campi di lavoro o al lavoro coatto. E anche mia madre con mia nonna furono prese e portate in piazza.
Poi, fortunatamente, grazie all'intervento del parroco dell'epoca, Don Aurelio Conti, a cui giustamente è stata dedicata una via cittadina, non ci fu la rappresaglia e non ci fu l'eccidio temuto da tutta la gente. Alla fine di una giornata terribile poterono tornare alle loro case. Ma come erano andati i fatti? In questo posto, un signore che aveva la campagna qui sopra, che la coltivava, dopo anni ci siamo incontrati, abbiamo parlato e mi ha raccontato il resto della storia. In pratica era successo che questo signore che aveva sparato, aveva un fucile, all'epoca era vietato portare le armi, ma non è che lui lo portava, diciamo, per offendere cosa, cercava di rimediare qualcosa da mangiare, in pratica era a caccia. E il caso ha voluto che incontrò un tedesco, anche quello armato perché era un militare. E proprio un po' la scena della storia di Piero di De André, si sono trovati due persone, ma nemmeno uno con la divisa e uno senza divisa, ma con un'arma in mano. E ha sparato chi ha fatto prima. Ha sparato questo signore che era andato a caccia. E da lì si è scatenata tutta la possibile tragedia che venne dopo. Il tedesco, alcune versioni dicono che si salvò, altre dicono che morì, ma tenere una scossa alla causa della morte come come un incidente, non come un atto di un atto tragico come si era verificato. Morale della favola, a 50 anni di distanza, come le storie, come tutte le storie, si aggiungono dei pezzi come un mosaico. E la morale di questa cosa, per quanto mi riguarda, è che non bisogna mai arrivare a usare le armi, a portare la divisione fra le persone. E ogni volta che passo in questo posto ricordo con amore il signore che mi ha raccontato l'altro pezzo di storia. E ancora ogni tanto lo chiedo a mia madre, che fortunatamente è ancora in vita. Oltre a questa, volevo e ci tenevo raccontarvi una storia che è venuta. Noi facciamo, come tutta Italia, da qualche anno, dal 2000, da quando è stata istituita, il giorno della memoria, il 27 gennaio. 2 anni fa, nel 2020, io sono stato assessore pro tempore alla cultura del comune, avevamo organizzato con il comune di Rignano una manifestazione. Tra le altre cose era stato previsto un intervento della banda musicale di Valeria, la banda Teorino Brasilino, avevamo presentato un libro, c'era una mostra documentale. Ma poi abbiamo dato spazio alle testimonianze. Ve le leggo perché sono veramente toccanti. L'antefatto. Allora, questo è quello che è stato detto la sera in quella sala. La storia di Umberto Pace e non solo. Questo è il riassunto che ha fatto mio figlio, Lamberto. Gli ebrei arrestati nella provincia di Viterbo come effetto delle leggi razziali furono in tutto 11. 5 nel capoluogo, 2 a Bolsena e a San Lorenzo Nuovo, 1 a Graffignano e un altro ancora a Faleria. Si chiamava Umberto Pace, era nato a Roma il 28 novembre 1880 e lì viveva insieme alla moglie, Rosina Bondì, e i figli. Cosa ci facesse a Faleria quel giorno me l'ha raccontato nonna Palmira, che il momento dell'arresto è avvenuto il 2 maggio del 1944, aveva 13 anni, se l'è visto davanti. Era con sé Elena, la sorella che aveva 7 anni in più e sarebbe morta nel dopoguerra per meningite a soli 22 anni. E zia Armanda, che di anni ne aveva 3 in più. Gli stavo sempre dietro e non mi volevano perché ero Munella. Stavamo a spasso lì per Santa Nicola, dove c'è sta la posta. Lì a quello muro do girano per Cargata. C'era tutto seguito di fascistoni di Faleria, insieme a Maresciallo, un panzone che te dico. Umberto Pace stava tornando da Calcata, dove era andato a comprare qualcosa alla Borsa Nera per la sua famiglia, pane, latte, uova, perché la fame, bello di nonna, ed era brutta. Passa dall'altro lato della strada, quasi per nascondersi, sarebbe dovuto arrivare a Rignano Flaminio per prendere il treno e tornare a Roma. Se ne stava guatto guatto, ma trovò un malincontro. Uno di questi inizia a fare: «Maresciallo, le presento un ebreo», lo pia per colletto e lo porta davanti al carabiniere. «Signore, mi lasci andare per piacere, ho famiglia, mi stanno aspettando». Niente da fare.
se lo sono portato via. La sorella di nonna, che era sveglia, prova a intervenire. Io gli dicevo, zitta, state zitta. Se te sentivano, te purgavano, te menavano. Prima non ed era come mo. Prima c'era fascismo. Umberto Pace venne arrestato, portato al carcere di Regina Coeli e poi spostato a Fossoli, in provincia di Modena. Qui il 26 giugno 1944, sul convoglio numero 13, partì per Auschwitz, dove arrivò 4 giorni dopo, senza tornare mai più. Insieme a lui trovarono la morte la sorella Celeste e il figlio Armando, mentre l'altro figlio, Salomone, arrestato e deportato a marzo, riuscì a sopravvivere. A questo punto nella sala intervenne un altro ragazzo, un mio nipote. Sentite che anche qui, per fare una storia, ci sono i vari pezzi, ci sono i mosaici, come un mosaico si forma. Questo che parla è Tiziano Severini, il figlio di un mio cugino. Anche nonna Scienza racconta questo fatto come testimone diretta di un altro episodio collegato all'arresto di cui riporta. Dice comunque che mentre l'uomo pregava di poter tornare dalla famiglia, avesse baciato in segno di supplica il suo delatore, che sdegnato gridava: che schifo, mi ha baciato un ebreo. Comunque il pezzo che aggiungo alla storia, e lo aggiungo con un po' d'orgoglio, è questo. Questo ebreo deportato non era da solo, ma lo precedeva a Faleria un suo amico, anche lui ebreo, portando cinturini di cuoio e articoli simili, da barattare con generi alimentari. Quando si venne a sapere dell'arresto, una donna di Faleria, vedendolo nel vicolo di casa sua, chiamò di corsa quest'altro uomo, che si avvicinò pensando di poter barattare qualcosa. La donna, invece, gli raccontò di quanto era successo a Santa Nicola, avvisandolo di essere in pericolo. Per la paura gli caddero per terra tutte le cinte che portava in mano e iniziò a disperarsi, sicuro di non avere possibilità di salvezza. Il marito della donna però non ci pensò due volte, lo prese e lo chiuse dentro la cantina per accompagnarlo di notte a Morolo, dove prese il primo treno riuscendo a tornare a Roma. I due faleriani erano Salvatore Fiorino e Di Mario Florentina, padre e madre di mia nonna, che racconta anche come, passata la guerra, questo uomo si fosse riuscito a salvare ai rastrellamenti e tornò a Faleria per ringraziare chi lo aveva salvato da una morte sicura. Venne a Faleria anche il figlio dell'ebreo deportato per vedere da vicino i luoghi dell'arresto e colui che collaborando aveva condannato a morte il padre. Gli fu indicato, mentre stava seduto in piazza, a leggere il giornale. Ma il giovane si limitò a guardarlo per non compromettersi e scendere agli stessi livelli di un assassino, che non si pentì mai di quanto fatto. Tanto che, passata la guerra, della famiglia di mia nonna disse tranquillamente che, ad averlo saputo, avrebbe fatto deportare anche loro. Allora, 20 anni fa Faleria non aderì al parco perché temeva dei vincoli. Dei vincoli di fabbricazione, dei vincoli dell'uso del suolo e cose. De fatto, i vincoli ce li abbiamo e non ci abbiamo avuto nessun vantaggio. Vedete che accade in Mazzano, bene o male qualche cosa hanno ottenuto. Questa è la considerazione a monte. Dopodiché, basta, non la pubblicare questa però. Io su questa cosa ci voglio fare semplicemente una battaglia, una discussione alla portata di tutti, magari con un referendum popolare. Sarebbe interessante perché sarebbe il primo, è previsto i referendum comunali nello statuto. Ognuno dice la sua, poi se i cittadini di fare in questo momento decidono che è meglio non cercare di aderire al parco, liberi di farlo, ognuno è libero di esprimere l'opinione sua. Io te l'ho indicato perché è una persona brava. Idola.